la quarta fogliolina, la vita nostra. Dobbiamo rifabbricare il nostro cuore, la nostra vita carismatica. Dobbiamo fondarla di nuovo su Cristo, consolidare le fondamenta nella fede, nella speranza e nella carità. Bisogna metterci in crisi continuamente, rivederci continuamente, perché ogni giorno noi cerchiamo di dirottare gli impulsi elettrici, gli impulsi elettronici. Quando fu lanciato lo Sputnik, il primo Sputnik, e allora da terra furono lanciati 8.000 e più impulsi elettronici per correggere la rotta, era sempre sotto controllo, perché il missile cercava sempre di deviare. Così è anche dalla nostra vita carismatica, deve essere sempre sotto osservazione, metterci sempre in crisi, osservarci per vedere i tentativi di deviazione, perché l'uomo è inclinato al male, non è inclinato al bene. E allora riedifichiamo la nostra vita, il tempio nostro, riedifichiamo il nostro corpo carismatico. Ricordate la parola che è qui nel testo: se qualcuno distrugge il tempio di Dio, lo Spirito di Dio distruggerà lui. Guai chi tocca il tempio di Dio. Si attira la distruzione da parte di Dio, perché Dio non vuole toccare il suo corpo, non vuole toccare la Chiesa, non vuole toccare la famiglia, non vuole toccare la comunità, non vuole toccare l'uomo, il cuore dell'uomo, dove, come in un tempio, abita lui.